Il progetto di alternanza scuola-lavoro guidato dalla Camera di Commercio in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Arezzo arriva alla sua 27esima edizione, un progetto pilota eccellente premiato anche da Unioncamere Nazionale. Sappiamo anche che per le aziende è un impegno e ovviamente su questo ovviamente noi costruiamo anche delle forme di aiuto. Abbiamo attraverso il progetto di alternanza scuola-lavoro anche destinato dei voucher, quindi delle forme di aiuto anche proprio economiche per le aziende che permettono l'inserimento al proprio interno dei ragazzi. Quindi cerchiamo in tutti i modi di far sì che questi due mondi non abbiano difficoltà a parlarsi, quindi cercare di creare tutte le condizioni migliori possibili perché questo avvenga e avvenga nel migliore dei modi. Un po' ridotto questo gap tra le figure che chiedono le aziende e quelle che escono dalla scuola? Purtroppo ancora no, e questo conferma l'attualità di questo progetto. Ancora oggi le nostre imprese non trovano i profili professionali di cui hanno bisogno, la scuola quindi non riesce ancora a sfornare il profilo molto coerente col bisogno dell'impresa. Noi siamo convinti che un progetto come questo, che vede partecipare tutte le scuole superiori aretine, nel nostro caso quest'anno 580 studenti, 11.000 nel corso degli anni scorsi, può aiutare a recuperare questo gap. Tanti i progetti su cui i ragazzi hanno lavorato, tra i più curiosi c'è Ludovico, il vampiretto che non sapeva volare, una storia scritta da un bimbo delle scuole primarie. Gli studenti poi dell'Isis Varchi di Montevarchi lo hanno disegnato, pubblicato e letto ai bambini dell'asilo. Ci ha dato il copione con tutto il libro scritto da Pietro e noi l'abbiamo letta, ci siamo divisi in gruppi e niente, abbiamo deciso come fare il personaggio, come fare gli altri personaggi e come impostare il libro, poi è stato poi impaginato dopo aver fatto le illustrazioni. E noi abbiamo curato più una parte, diciamo, teoria e di indagine sul mercato. Abbiamo avuto un incontro alla casa editrice che comunque sia ci ha spiegato tutte le figure, i ruoli all'interno. È stato molto interessante, soprattutto perché magari noi non eravamo a conoscenza. Qui è il mercato del libro ancora molto attivo, soprattutto nei comuni di Figline e San Giovanni, in cui anche il nostro libro, Ludovico e il vampiretto che non sapeva volare, è riuscito a i proprietari delle altre librerie sono riusciti a vendere varie copie e soprattutto sono fiduciosi nel poterne vendere altrettante. Infatti tra poco ci sarà una ristampa. Ad Arezzo il liceo Redi ha invece progettato un'azienda simulata, così come a Foiano della Chiana. L'obiettivo di questa impresa simulata era quello di aiutare gli studenti delle altre classi a appunto alla raccolta differenziata nelle varie aule, a svolgere la raccolta differenziata nelle varie aule, e in cambio di un prezzo proprio simbolico che sarebbe andato ovviamente per i diritti allo studio, fondi di diritto allo studio, e anche per successivamente la creazione di una cartolibreria all'interno dell'ambiente scolastico, che comunque è di estrema utilità all'interno di una scuola. Un altro aspetto che un po' ci ha creato un po' di difficoltà è stato raccogliere appunto in ogni classe questo prezzo simbolico e convincere le classi a credere in noi e al nostro progetto. Quindi vendere il vostro progetto. Sì, esatto, vendere il nostro progetto. Ci è stato affidato il compito dalla Proloco di valorizzare il territorio di Foiano e abbiamo deciso di farlo creando un'azienda simulata, la simulazione di azienda, che appunto valorizza il territorio di Foiano destagionalizzando il carnevale e quindi utilizzando l'immagine del carnevale per attirare turisti durante tutto l'anno. Abbiamo realizzato anche un sito web che adesso è in lavorazione e ci stiamo ancora lavorando. Non potevano mancare ovviamente oro e moda, ecco le creazioni dei ragazzi ed infine persino la robodidattica. Questi vengono utilizzati con i bambini della scuola primaria perché sono programmabili attraverso i colori. Invece gli altri robot, come ad esempio questo, hanno diversi sensori al loro interno e possono essere programmati o con il tablet oppure con il computer, con delle interfacce, diciamo, semplici da utilizzare apposta per i bambini. Una didattica robotica. Esatto.